Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo vlog. Oggi vi porterò con me in una giornata abbastanza ordinaria nella mia vita e vi mostrerò come suddivido il mio tempo tra lavoro, studio, attività sportive, fitness e tutte le altre cose che normalmente mi vedete fare. Quindi spero che questo video vi aiuti ad organizzare le vostre giornate, magari a prendere un po' di ispirazione se non sapete bene come suddividere il vostro tempo. Non che il modo in cui io suddivido il mio tempo sia necessariamente quello corretto, ma è semplicemente l'esperienza che io vi posso, di cui vi posso parlare. Mi vedrete lavorare per la maggior parte della mattinata e poi studiare al pomeriggio e ho un nuovo progetto di studio che non vedo l'ora di condividere con voi, qualcosa di nuovo e quindi ve ne parlerò più avanti nel video. E poi stasera mi dedicherò ad una nuova attività, magari qualcuno di voi riesce già ad intuire qual è, non vedo l'ora di iniziare e anche questo sarà qualcosa che condividerò con voi un po' in questo video e poi nel corso del tempo. Spero che il video vi piaccia e in generale se i miei contenuti vi piacciono assicuratevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e di condividere i miei video con altre persone perché questo aiuta veramente il mio canale a crescere e mi aiuta a creare nuovi contenuti per voi. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good. Mi sono svegliata poco prima delle 6, senza sveglia, grazie alla luce che ha inondato la stanza. Mi sono preparata un caffè e l'ho gustato leggendo Un'avventura di Sherlock Holmes. Finito il momento caffè, ho iniziato a studiare danese e ho completato le letture assegnate alla settimana. Ne avevo già fatta la maggior parte nei giorni precedenti. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. Alle 7 mi sono messa al completo da ginnastica e ho fatto mezz'ora di esercizi mentre ascoltavo l'audiolibro On Writing di Stephen King. Some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right. Sono le 8, sono pronta per iniziare a lavorare e lavorerò per tutta la mattinata senza pause perché voglio concentrare tutto il mio lavoro in questa mattina in modo da avere il pomeriggio libero, almeno il più possibile, salvo emergenze, per poter studiare. Avrò alcune riunioni online, dovrò lavorare ad un paio di contratti e rispondere ad alcune mail, insomma le solite cose che faccio quando lavoro. E come sapete lavoro in ambito legale, quindi tutto riguarda un po' il mondo del diritto, diverse operazioni, progetti, cose varie. Quindi mi vedrete semplicemente lavorare, mi concentrerò al massimo utilizzando le tecniche delle quali vi ho già parlato nel video che è uscito giovedì, quindi se non l'avete ancora visto andatelo a guardare. Come sapete si lavora ancora a distanza, quindi a casa. Io utilizzo due computer in modo da poter avere due schermi e trovo la tastiera esterna della Apple, la Apple Magic Keyboard, più comoda per scrivere. Tra un task e l'altro, tra un contratto e l'altro, ho anche avuto alcune riunioni con il mio capo e con i colleghi. Dopo 5 ore di lavoro senza pause, ho fatto una power walk fino a uno dei parchi di Copenaghen e ho rinfrescato corpo e mente immergendomi nella natura primaverile. Uscire all'aria aperta, specialmente nella natura, nella pausa pranzo, rigenera le mie energie per il resto della giornata. That's why I wrote you a letter, 'cause you see.
fatemi sapere se volete che vi dica qualcosa in più sui posti in cui vi porto a Copenaghen, perché mi farebbe molto piacere condividere qualche informazione in più in un post sul blog. Scrivetemi nei commenti. Eccomi qui dopo aver pranzato e adesso mi metterò a studiare e vi voglio parlare della cosa che studierò in questo pomeriggio e anche in futuro, ed è un nuovo progetto. In realtà non è un nuovo progetto, è semplicemente la continuazione di un progetto che avevo già intrapreso tempo fa e che rappresenta una mia grande passione, ed è la barca a vela. Qui ho radunato tutti i miei libri di vela, sulle barche, sulla navigazione, e alcune di queste sono cose che devo studiare perché sto seguendo un programma di preparazione all'esame della patente nautica danese. Ho già passato l'esame di teoria, per cui ho dovuto studiare su uno di questi libri in danese, ma adesso ho cominciato il corso pratico e per il corso pratico ci sono tantissime cose da studiare, in particolare per chi come me non è madrelingua danese, quindi ha anche una parte ulteriore di vocabolario da recuperare che magari per le altre persone, per i danesi, è un po' più facile da acquisire. Mi vedrete quindi studiare su alcuni di questi libri in danese e dovrò chiaramente comprendere il contenuto, cercare di ripeterlo e poi scrivere i vocaboli nuovi più importanti su delle flashcards per fare poi spaced repetition. E ho gli altri libri in inglese che sono libri dai quali voglio imparare molto, proprio perché non voglio solo superare l'esame della patente nautica. La barca a vela, la vela, il mare, sono cose alle quali sono appassionata da quando ero piccola, grazie ai miei genitori che mi hanno introdotta al mondo del mare e che voglio coltivare per il resto della mia vita e in cui voglio acquisire competenze reali, voglio essere in grado di navigare, non voglio semplicemente essere un ospite sulla barca a vela. Mi vedrete studiare molto perché, come potrete immaginare, una barca a vela non è soltanto un mezzo di trasporto, non è soltanto una casa, è un misto di tutte queste cose, quindi bisogna saper navigare, conoscere le regole di navigazione, come si conoscono per esempio le regole del codice della strada per andare in macchina, ma anche tutte le leggi fisiche che governano la barca a vela, quindi il fatto che la barca proceda a vela perché ci sono determinate forze che agiscono sulle vele. Tra l'altro, per farvi capire da quanto tempo mi interesso anche allo studio della vela, della barca a vela, già alla tesina di maturità, quando si è trattato di scegliere l'argomento, io avevo scelto il mare e la barca a vela per la materia fisica. Per fisica avevo portato proprio uno studio sul parallelogramma delle forze e su come le diverse forze agiscono sulla barca e sulle vele per farla procedere sostanzialmente. Quindi è un argomento che mi appassiona molto. So che studiare non sarà facile, ho dei manuali qui che sono molto pesanti perché ci sono molte cose di fisica, di ingegneria, elettronica, tutte cose che comunque vanno al di là del mio percorso di studi in giurisprudenza, ma questo non mi scoraggia perché sono molto interessata a questi argomenti e quindi mi vedrete studiare molte cose diverse e utilizzerò tutti i miei metodi, Active Recall e Spaced Repetition, perché non voglio semplicemente leggere questi libri, voglio ricordarmi tutte le cose che leggo, almeno le cose più importanti, soprattutto anche in relazione al mio corso pratico per la patente nautica e alla seconda parte dell'esame, dovrò ricordarmi quello che c'è scritto sul libro danese di vela. Ho deciso di iniziare a studiare il libro di danese per il corso pratico di vela e ho letto ad alta voce i vari paragrafi e creato delle flashcards con le parole che non conoscevo. E poi mi sono testata usando le flashcards, facendo quindi Active Recall. Thank you.
Visto che un'ora dopo sarei dovuta andare al porto per la mia prima lezione pratica di vela, mi sono dovuta informare sulle previsioni del tempo, in quanto fa parte dei compiti di studio per il corso. Il concetto di meteo in relazione alla vela è molto diverso rispetto a come lo intendiamo normalmente. Non si tratta infatti solo di vedere se c'è il sole, se ci sono le nuvole o se piove e qual è la temperatura, ma si tratta soprattutto di capire da quale direzione proviene il vento, con quale intensità e qual è l'altezza delle onde. È sempre bene consultare più fonti, io in questo caso ne ho utilizzate 3, e ho annotato le previsioni per poi poterle esporre al resto dell'equipaggio. E ora che io mi prepari per uscire e dirigermi verso il porto, ci andrò in bici, sono circa 8 km, quindi avrò un altro workout inserito in questa giornata e poi ci sarà la lezione di vela vera e propria in cui usciremo fuori in barca e lo so che può sembrare molto statica come cosa, però in realtà vi assicuro che ci si muove moltissimo, quindi farò molto sport. Alla fine di questa giornata avrò fatto molto sport. Ho iniziato a preparare le cose che mi devo portare, soprattutto i vestiti, perché avendo guardato la temperatura e il vento, so che mi dovrò portare dietro molti vestiti. Anche i nostri istruttori ci hanno detto di farlo e comunque io ho un po' di esperienza di navigazione in barca a vela e so che quando si è fuori in mare può diventare molto freddo. E quindi ora vi mostrerò cosa mi porterò. Lo so, sembra moltissima roba, ma ho come l'impressione che non mi pentirò di essermi portata così tanti vestiti. Penso che mi metterò i collant sotto, poi i leggings con il reggiseno sportivo e poi questa maglia della Nike sottile che va bene da mettere direttamente sulla pelle, quest'altra maglia e questo pile. Avrò questi pantaloni impermeabili che vanno bene sia per andare in bici quando piove e anche per andare in mare. Mi porterò questo maglione di lana, lo metto nella borsa impermeabile. Poi ho qui la mia giacca da vela della Helly Hansen che ho comprato poco tempo fa e ha anche il cappuccio qua dentro e sono molto contenta. Questa sera la testerò per la prima volta in mare e ho appena comprato anche questi stivaletti da vela che sono appunto impermeabili, hanno la suola che va bene in barca. E poi mi porterò ovviamente dei guanti e poi chiaramente anche del cibo e dell'acqua. Devo uscire tra pochissimo perché devo andare in bici fino al porto, come vi ho detto, sono già pronta. Soltanto una cosa, volevo esprimere con voi la mia eccitazione per il fatto che per la prima volta andrò in barca a vela in Danimarca. Io sono sempre andata a vela nel Mediterraneo, quindi con un clima diverso, un mare diverso e anche tipi di barche diverse, quindi sono contentissima di provare qualcosa di nuovo. Sicuramente farà molto più freddo, come potete vedere dal mio abbigliamento. Ci sarà molta più luce perché adesso le giornate in Danimarca sono veramente lunghissime, quindi sarà bello navigare per tutta la sera e voglio vedere com'è il metodo di navigazione perché penso che alcune cose siano anche diverse, quindi sono veramente contenta di fare questa esperienza. Andrò a vela almeno una volta a settimana dalle 5:30 del pomeriggio fino alle 11 di sera, quindi una buona navigazione lunga e gli istruttori qua dicono che si va a vela con qualunque mare, qualunque tempo, chiaramente in condizioni di sicurezza, ma comunque vogliono che noi allievi abbiamo molta esperienza con diversi tipi di meteo in modo da poter affrontare qualunque situazione in mare. Sono veramente contenta, spero di riuscire a trasmettervelo e colgo l'occasione per chiedervi se c'è qualcuno di voi che è appassionato di vela, fatemelo sapere perché mi piacerebbe condividere qualche informazione con voi e magari chiedervi anche qualcosa riguardo le vostre esperienze, quindi fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno che come me è molto appassionato di mare e di barca vela, oppure anche di subacquea, perché io tra le altre attività faccio anche subacquea. Mio papà
papà è un istruttore di sub, in realtà abbiamo iniziato insieme, poi io mi sono fermata al livello rescue della PADI, se qualcuno sa di cosa sto parlando, e mio papà è diventato poi istruttore e facciamo ancora immersioni, diciamo, Covid permettendo. Quindi fatemi sapere se c'è anche qualcuno appassionato di subacqueo, fatemi sapere in generale quali sono le vostre passioni nei commenti, perché parliamo spesso di studio, ma sarebbe bello conoscerci anche un po' al di là dello studio. Sono tornata a casa da poco, è oltre mezzanotte, sono molto stanca. Però è stato bellissimo, è una bella esperienza, molto diversa da quella che ho avuto nel Mediterraneo. Fa molto più freddo, ha fatto parecchio freddo, c'erano 3 gradi, alla fine le previsioni erano giuste. Con tutti i vestiti che avevo sono stata bene, un pochino freddo ai piedi, devo lavorare un po' di più sulle calze. Però abbiamo beccato un pochino di pioggia, non troppo, vento non troppo forte, quindi è andata benissimo per fare alcune manovre iniziali in tutta tranquillità. Molto bello, non vedo l'ora di andarci la prossima volta. Il corso è molto serio, come avevo già intuito quando ho fatto la parte teorica, perché insegnano proprio tutto dalle basi e si aspettano che ciascuno sia in grado di svolgere qualunque mansione sulla barca. Quindi si impara moltissimo, si entra e si esce dal porto a vela, quindi non c'è alcun motore sulla barca, a differenza di altre barche che avevo provato in passato. Quindi tutto si fa più difficile, ma comunque si acquisisce un'esperienza che alla fine è l'esperienza che io voglio acquisire, quindi sono contenta di aver scelto il corso giusto. Grazie per essere stati con me in questa giornata, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate delle due nuove attività, dei due nuovi obiettivi dei quali vi ho parlato, tutti e due in realtà in relazione alla vela, alla barca vela, che è una mia grande passione e che mi fa piacere condividere su questo canale. Fatemi sapere se questo tipo di contenuti, che magari hanno più a che fare con le mie passioni, vi possono interessare, se vi può interessare che io li inserisca in vlog in cui vi parlo di studio e crescita personale. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, dove vedete molte più foto di me che vado in barca vela e che studio e che faccio molte altre cose. Fatemi sapere come state nei commenti, spero che siate bene, spero che l'arrivo del clima più favorevole a stare all'aperto vi dia un po' di buon umore, nonostante la sessione esami si avvicini per molti di voi. Sappiate che in ogni caso io vi sono sempre vicina. Andate a dare uno sguardo al mio blog, dove posto più informazioni di studio, crescita personale e più consigli, quindi più contenuti rispetto a quelli che riesco a pubblicare su YouTube. Io vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica e una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video.